Neoludica filosofi. Arte è tecnologia, come l'essere umano. Il gioco è stato fin dagli inizi la messa in gioco dei suoi destini, al plurale. Un filo rosso incandescente mette in connessione i chopper dell'homo habilis col mouse del PC, le impronte delle mani sulla roccia col touchscreen, col sogno di una futura rottura di qualsiasi schermo divisore. C'è un discorso che inizia come un lampo, astratto in greco, lampeggio, pensiero astratto, e 75.000 anni fa diventa una serie di lozenges incise su ochre rossa, a Blombos, in Sudafrica. Poi, con la nascita della civiltà agricola, i rombi diventano mattoni e costruiscono ad arte una nuova realtà artificiale fatta di angoli, quadri e rettangoli di cui amiamo ancora circondarci. Non c'è quadro senza mattoni, non c'è definizione di realtà senza una messa in gioco. Dadi o scacchi? La mitologia mette gli occhi alle statue, la religione prepara i cori per il teatro, la storia di un legno squadrato dà origine al quadro, meglio se rettangolare. I rotoli di papiro si dispiegano e diventano codice, palinsesto, libro miniato, libro stampato. La porta ad angolo retto è ormai spalancata e dalla camera oscura alla foto, al cinema, allo schermo del computer, il passo è breve. E ad ogni passaggio un cambio di livello, una realtà aumentata dalla complessità dell'intervento umano, da quell'osmosi inscindibile di scienza, tecnica e arte che è la cultura. Siamo multilevel. Questo artisti, filosofi e scienziati l'hanno sempre saputo. Navighiamo su internet coscienti di una seconda navigazione platonica, di un salto di livello aristotelico, dalla potenza all'atto, ai diversi livelli delle gerarchie celesti o dell'inferno dantesco, preda allo stesso tempo dell'eroico furore di Bruno e dei calcoli binari di Leibniz. I veli di Maya li strappiamo con piacere, senza nasconderci, lasciamo le stesse tracce di Derrida. Noi siamo fatti della stessa sostanza di un quadro fiammingo, olio, dell'inconsistenza prepotente di un film di Kuleshov. Dietro la città ideale del Rinascimento vediamo prendere luce la Parigi di Daguerre, l'esposizione universale del 1889 con la Torre Eiffel ripresa a volo d'aquila da Google Earth. Giochiamo a Sim City, perché oggi il mondo è un videogioco, una scommessa sul futuro a 360 gradi, dove il nuovo medium videoludico, nato cosciente della sua finizione, può finalmente uscire dallo specchio come Alice e dire la sua nei confronti di una società umana quanto mai stratificata e complessa. Le due realtà, che sommate fanno una sola realtà aumentata, si somigliano e non possono più fare a meno l'una dell'altra. Ecco allora che Neoludica si presenta come il primo tentativo di dare una definizione e fornire un orizzonte a questa nuova fondamentale sfida tecnologica dell'arte. Artisti, creatori, sviluppatori e giocatori sono chiamati a un nuovo salto di qualità, a un confronto che vuole essere tanto estetico quanto etico e quindi propositivo di nuovi sogni ad occhi aperti. Mai come oggi risuona con forza quanto Lewis Mumford scriveva nel 1934 nel suo Tecnica e Cultura. Attraverso la macchina abbiamo ora la possibilità di comprendere un mondo che noi abbiamo contribuito a creare. Deborah Ferrari e Luca Trenti, Neoludica filosofi.